La sirena d'allarme squarcia il silenzio. Decine di migliaia di tonnellate che sembrano andare alla deriva appaiono all'improvviso in mezzo alla bufera che si è abbattuta su Venezia. La prua rivolta minacciosamente verso Riva dei Sette Martiri. Tra i tavolini del bar, lo scrittore e regista veneziano Roberto Ferrucci inizia a girare col cellulare le immagini che state vedendo. Questa volta spero di non essere denunciato per procurato allarme, scriverà poco dopo sul suo sito. La Costa Deliziosa è lunga quasi 300 metri, ha 1130 cabine, a pieno regime sfiora i 3000 passeggeri più 1100 di equipaggi. Dentro ci sono ristoranti, piscine, palestre, un casinò, un centro di bellezza, un cinema. Insomma, quella che sta arrivando è una città in movimento. Mamma mia! Forse di gai di Barcadero? Sì, delinquenti, delinquenti, tutti! Tutti delinquenti sono, delinquenti! Incredulità, rabbia e paura tra chi assiste ad una nuova tragedia sfiorata. Claudio Baltrocco si affaccia alla finestra di casa sfidando la pioggia battente. Ho sentito la sirena della nave ed è spuntata dalla nebbia, perché praticamente c'era una pioggia che sembrava nebbia. C'era uno dei rimorchiatori di supporto che ha fatto una fumata che sembrava che i cilindri del motore se venissero fuori. I primi a vedersela brutta sono le persone sulle imbarcazioni ormeggiate in Riva degli Schiavoni. Questo giovane gallese, comandante dello yacht, che si è trovato faccia a faccia con la nave, racconta: ce la siamo vista venire addosso, era enorme, c'era un vento fortissimo, ci sarà passata circa 25 metri, ma più avanti i metri sembravano essersi ridotti a 10. È stata una cosa incredibile. Chi paradossalmente si è accorto per ultimo del pericolo e chi ha rischiato di più. Lorenza Pedani, ad esempio, era a bordo di quel vaporetto e ha sentito urlare dei turisti. E all'improvviso ci siamo trovati al nostro fianco, a pochi metri, un Titanic, totalmente illuminato, questa enorme nave illuminata a festa. Due passeggeri della linea 1 che stava dietro di noi ci avevano filmato e mi hanno detto che ci avevano dato per spacciati e che la nave oltretutto sembrava proprio andare dentro ai giardini.